Giovedì 25 di maggio, bentornati, l'informazione di Senigallia Web TV. Sarebbe stata la 41enne finita ai domiciliari a convincere la 16enne, finita poi in una comunità protetta per minori, a prostituirsi. Questo è il racconto emerso durante il processo nel Tribunale di Ancona tenutosi l'altro giorno. La giovane ha ammesso per la prima volta di aver avuto incontri sessuali con alcuni clienti proprio perché convinta dalla 41enne senigallese che le aveva messo a disposizione il suo camper lungo la statale adriatica in un parcheggio adiacente ad un supermercato. Con il prossimo servizio parliamo di vaccini. Rinviato l'esame della proposta di legge sulle vaccinazioni, il recente via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto che reintroduce l'obbligatorietà a partire dal 1° di settembre delle vaccinazioni per l'accesso agli asili nido e alle scuole materne rende necessaria una rivisitazione in commissione della proposta di legge regionale per tutti gli adeguamenti del caso. A chiedere il rinvio in aula il presidente della stessa Commissione Sanità, Fabrizio Volpini. Il rinvio nasce dall'iniziativa presa dal governo venerdì scorso che appunto ha emanato un decreto legge che dovrà essere convertito insomma, che ordina in maniera nuova e diversa le politiche di prevenzione, in questo caso le politiche per quanto concerne le vaccinazioni. Si apre uno scenario nuovo e diverso da quello che avevamo fino a poco fa, per il quale peraltro noi siamo intervenuti con la nostra proposta di legge. Non abbiamo ancora i contenuti del decreto perché non è stato pubblicato, però da indiscrezioni si sa che sono aumentate il numero dei vaccini resi obbligatori. Si parla appunto di 12 invece dei 4 precedenti, si parla appunto di estensione dell'obbligo vaccinale nei confronti non solo dei nidi e delle scuole della primissima infanzia, ma anche nei confronti della scuola dell'obbligo, quindi capite, uno scenario completamente diverso. È chiaro che la nostra legge potrebbe creare, una volta che l'avessimo votata, problemi applicativi rispetto chiaramente a questa che verrà poi varata dal governo. La storia dell'amministrazione Memè di Ostravetere potrebbe essere riassunta in poche parole: il peggio del peggio. Questo è il vero consuntivo politico a 4 anni dall'insediamento, un fallimento su tutta la linea. È quello che si legge in una nota del gruppo di opposizione Patto per Ostravetere. Cambiamo pagina, il direttore della Galleria Nazionale delle Marche e del Polo Museale delle Marche, Peter Aufreiter, aprirà come ormai di consuetudine le porte del Palazzo Ducale di Urbino all'arte contemporanea. La mostra si estende da Palazzo Ducale Urbinate ad altri 2 luoghi dell'anima, la Rocca Demaniale di Gradara, che conserva l'eco dell'amore eterno e tragico di Paolo e Francesca, e la Rocca di Senigallia, incastonata in una terra che conserva intatte le suggestioni della civiltà rinascimentale. Un fine settimana ricco di appuntamenti a Corinaldo, sentiamo. Si parte venerdì 26, un appuntamento dedicato ai nostri giovani musicisti, perché si conclude la rassegna di Peace and Love Festival Inside Edition, quindi l'edizione che ha avuto luogo in questi mesi in collaborazione con le nostre strutture ricettive del centro storico. Avremo gli Up the Moon in concerto alla Grotta del 500 alle ore 20. Sabato invece avremo un appuntamento dedicato alla lettura. Verrà infatti presentato il libro Scintille di Senso del dottor Marco Ceppi all'antico Molino Patrignani, quindi un bellissimo luogo storico che ben si coniuga con il paesaggio. Poi finiamo domenica si ritorna a parlare dell'assedio, perché Corinaldo nel 2017 sta festeggiando, sta celebrando questo appunto assedio del 1517 che ha visto Corinaldo difendersi dagli attacchi, e quindi avremo questo appuntamento, questa passeggiata di racconti che è stata organizzata dall'associazione Gesto in collaborazione con l'associazione del Pozzo della Polenta e il Comune. Questa passeggiata appunto dei racconti che avrà luogo all'interno del centro storico, e si parte proprio dal Pozzo della Polenta, che è il luogo principe un po' centrale della nostra città. In chiusura, le condizioni del tempo di venerdì 26 sulle Marche: cielo generalmente sereno, precipitazioni ad oggi non previste, i venti deboli o moderati provenienti dai quadranti orientali, le temperature in calo, previsioni elaborate da Assam. A tutti voi grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.